cerimonia di consegna presso la prefettura di Barletta Andrea Trani al comune di Barletta e all'arma dei carabinieri di due beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di due immobili, entrambi siti nel comune di Barletta, costituiti da una villa non ultimata con annesso terreno destinato al comune di Barletta che sarà utilizzato per fini sociali ed un appartamento con annesso box destinato ad alloggio di servizio dell'arma dei carabinieri. È un momento di grande valenza simbolica ma anche di concretezza, perché questi beni, che sono il frutto delle attività criminali, vengono restituite alla comunità per essere destinati a finalità sociali nel caso del bene che sarà consegnato al sindaco di Barletta per l'integrazione di una comunità rom. E l'altro bene è un appartamento che sarà un alloggio di servizio dell'Arma dei Carabinieri. E ricordiamoci che la legge che ha introdotto le confische dell'82 è stato un tassello importantissimo per la lotta alla mafia ed era stata proposta da Pio La Torre. Che poi fu ucciso e quindi poi fu approvata la normativa a cui lavorò anche Rocco Chinnici. Sono strumenti indispensabili per le forze di polizia e per la magistratura, per la lotta alla criminalità organizzata. Un'attività importante che colpisce il patrimonio della criminalità organizzata. È importantissimo perché significa depotenziare i criminali, togliergli il portafoglio, vuol dire metterli per terra, cioè non consentire più loro di rialzarsi.